Flavio Coppola. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a te Giacomo e a tutti gli ascoltatori. Consigliere comunale dell'ODC a Marsala. Allora, io ieri me ne sono andato a un certo punto al consiglio comunale. E com'è finita con la storia delle farmacie? Allora, la storia delle farmacie, è stato presentato un emendamento che è stato predisposto dalla Commissione Affari Generali e sottoscritto da alcuni consiglieri comunali. Però non è stato messo in votazione perché l'ingegnere D'Orazio ha richiesto i tempi necessari per dare il suo parere tecnico. Perché sulla vicenda delle farmacie, quindi sarà in discussione quando? La prossima riunione? Ma penso giovedì. Ieri sera poi è caduto il numero legale. Quindi dunque domani. Se questa sera l'ingegnere non porterà la valutazione tecnica, dunque si procederà alla nomina del revisore dei conti. Che è l'altro punto all'ordine. Perché che succede con le farmacie? Che insomma è da 2010 che Marsala aspetta queste farmacie. Aspetti, lo spiego io, che così se l'ho capito io lo capiscono anche le persone, dico, perché se ci arrivo io ci arrivano tutti. Poi magari lei mi corregge se sbaglio. Nel 2010 il comune viene invitato a rivedere il numero delle farmacie presenti a Marsala, perché in base al rapporto con la popolazione ne mancherebbero 4 alla nostra, 5 alla nostra città. 5. E allora prima la giunta Carini fa una delibera, poi arriva la giunta Damo e fa un'altra delibera, poi la giunta Damo ritira la delibera e ne fa un'altra, poi passa la palla al consiglio comunale e si arriva al 2013. Nel consiglio comunale 2013, di queste 5 zone, una viene cancellata, Cardilla, e al posto di Cardilla dicono no, bisogna aprire una farmacia in via Dantelli. Viene cancellata. In quella sede il consiglio comunale ha proposto un emendamento trasferendo il posizionamento da Cardilla alla circonvallazione. Alla circonvallazione. Dicendo là è più urgente perché c'è traffico, passano un sacco di persone, c'è più densità abitativa, eccetera, eccetera. E in quella sede tra l'altro non c'erano tutti i pareri e qualcuno chiede ma questi pareri servono o no, il segretario dice i pareri sono obbligatori ma non sono vincolanti. Succede che la farmacista Bonfanti fa ricorso contro questa decisione del consiglio e vince il ricorso con sentenza del TAR di marzo. E quindi è tutto da rifare in base a questa sentenza del TAR, dove il comune, secondo me, dico stranamente, perché insomma da cittadino non valuto che sia, non si presenta neanche in giudizio e viene pagato, viene condannato a pagare le spese alla farmacista Bonfatti 2000 euro di spese senza neanche aver partecipato in giudizio. Questo secondo me non è corretto da parte del comune, a prescindere, un comune deve difendere sempre, anche perché era una delibera del consiglio comunale, mica una cosa calata all'altro. Giacomo, ho detto bene, la sintesi com'è, giusta? Allora, la sintesi è in parte giusta. Ecco, allora, inizialmente quando il legislatore, la legge Monti prevedeva l'aumento del numero delle farmacie, la competenza del posizionamento delle farmacie lo faceva l'amministrazione, cioè era di pertinenza del sindaco e la sua amministrazione, dunque su proposta con un tavolo di concertazione con farmacisti eccetera. Poi nel frattempo prima Carina aveva fatto una proposta che era stata comunque accolta da tutti gli organi, poi nel momento in cui c'è stata la nuova amministrazione, giustamente la nuova amministrazione ha previsto di rivedere tutto il posizionamento delle farmacie. A questo punto, dopo una serie di tira e molla, insomma, delibere fatte e non rifatte, si arriva una nuova nota dove dice che la competenza è del Consiglio Comunale. L'amministrazione dunque propone l'atto al Consiglio Comunale così per come l'aveva predisposto l'amministrazione. Ed è stato in parte approvato, tranne un emendamento che prevedeva lo spostamento di una farmacia da Contrada Cardilla a via Circonvallazione. Sì. Che cosa succede? Che a mio modo di vedere, nel dare l'immediata esecutività, o quantomeno in quella sede, si doveva chiedere il parere all'ASP. Cosa che non è stata fatta, perché i tempi effettivamente non c'erano. Ma è anche vero, la questione è questa, che il Consiglio Comunale può emendare un atto, però è anche vero che lì non esiste il parere deve essere preventivo, non successivo. Sì. Non so se, perché probabilmente il comune non si è costituito in quanto magari sicuro di perdere non avrebbe avuto ragione sulla sentenza, perché comunque quel parere non c'era e non si poteva ritirare la delibera. Allora, in autotutela avremmo risparmiato questi soldi. Si doveva bocciare la delibera e
predisporre il Consiglio Comunale, avrebbe dovuto predisporre un atto di indirizzo dicendo: bene, tu devi riproporre un atto deliberativo che prevede il posizionamento delle farmacie in questi siti. Mm-hmm. Per cui dovevano rifare il tavolo di concertazione e poi eventualmente il Comune approvare l'atto secondo l'atto di indirizzo. Questo non è stato fatto, sono persi 3 anni di tempo. Ieri sera che cosa è venuto fuori? Che comunque sia l'amministrazione o l'ufficio ha richiesto giustamente il parere all'ASP nel frattempo, dopo la sentenza. Certo. Per pararsi, cui, per quanto riguarda via circonvolazione, il parere esiste, logicamente. Oh, ed cioè, è sì, negativo o positivo? È negativo. Noi ci troviamo comunque per quest'atto deliberativo, perché vedi cosa c'è, Giacomo? Sì, cosa c'è? Io, se fossi stato consigliere comunale 3 anni fa, forse avrei rimesso in discussione tutto l'atto. Dunque, avrei dato delle indicazioni tenendo conto del nuovo piano regolatore, cioè, diverse rispetto a queste qua. Diverso. Certo. Invece questo non è stato fatto, forse non c'erano neanche i tempi. Il Consiglio Comunale, che giustamente e legittimamente ha proposto poi i consiglieri dal punto di vista tecnico e giuridico, non è che sono professionisti, dunque si supportano anche dai pareri e dalle quelle che sono le indicazioni dei dirigenti e del segretario generale. È stato commesso un errore, il Comune ha perso la sentenza, ha dato ragione alla farmacista, che perché è manchevole di quel parere, che oggi noi abbiamo acquisito anche se negativo. Mm. Però noi siamo combinati che per quanto riguarda Cardilla abbiamo il parere favorevole dell'ASP e il parere negativo dell'ordine dei farmacisti. Invece via circonvolazione abbiamo i pareri contrari. Insomma, un bel papocchio al solito. Comunque, ora aspettiamo. Ne verremo fuori, in qualche modo ne verremo fuori. Vediamo Dorazio come penso che è arrivato il momento, comunque sia, di votarlo, ormai. Diciamo, quelle 4 sono posizionate, non possiamo bloccare un iter e la possibilità di chi ha vinto un concorso di poter accedere e aprire insomma la farmacia, ecco, dove non si può più perdere tempo. Poi io trovo comunque assurdo, insomma, che ancora oggi sulle farmacie, come sulle edicole, no, sulle attività commerciali, sì, io sono completamente, condivido quello, insomma, che dici, basta. Tu per liberalizzare, logicamente non si può aprire una farmacia una porta dietro l'altra, ma comunque limite di 500 come per esempio ci sono i tabaccai che hanno una distanza minima, perché ormai i farmacisti una volta facevano il farmaco all'interno del proprio laboratorio, giusto Giacomo? Certo. anni fa. Oggi dico, lo stesso vale pure per i notai, dico. Ecco, chiusa parentesi farmacia, ci avviciniamo a un traguardo che forse a lei interessa poco, a noi cittadini sì: 100 giorni dell'amministrazione di Girolamo. Tra l'altro il nostro sindaco sarà ospite dei nostri prossimi giorni per commentare l'operato dei 100 giorni. Ah, dunque sarà da voi? No, perché ancora io sindaco l'ho visto il giorno del giuramento, sinceramente. No, verrà ospite, sì, ci siamo sentiti oggi, vediamo se è giovedì nei prossimi giorni. Lei non l'ha visto più, però dalla sua sede in Consiglio Comunale controlla tutto. Che giudizio dà su questi 100 giorni di amministrazione comunale? Ma guarda Giacomo, io se devo dire, sono uno che dà a tutti in maniera legittima il tempo necessario di poter avere contezza di quello che è una macchina amministrativa come il Comune di Marsala. Ma è anche vero che io al sindaco rimprovero intanto quando avrei fatto subito una pulizia straordinaria della città, guarda, senza... Ma la stanno facendo a poco, per merito... Se tu arrivi in un posto dove è sporco e ti viene di buttare una cicca a terra, che cosa fai se è sporco? Dici, vabbè, ce ne sono 10 e una 11, cioè non so se è chiaro. Sì. Se tu invece sei in un ambiente dove è completamente pulito, logicamente anche da deterrente sporcare. Dunque se io da sindaco avrei fatto subito una pulitura straordinaria dell'intera città, dopodiché magari avrei previsto delle convenzioni con WWF, alcune associazioni, per cercare di vigilare in maniera più attenta e continua tutto il territorio. Quindi la città è sporca, dice Flavio Coppola. Per me sì, per me sì, si sta incominciando a vedere ora qualcosa. Noi abbiamo passato un'estate dove sono venuti tanti turisti e hanno trovato la città sporca e non è stato bello come biglietto da visita, Giacomo. Questo per quanto riguarda la pulizia. E poi altre cose? Altre cose, guarda, io vorrei pure conoscere il sindaco. Io mi rendo conto che sicuramente si sta prendendo tutti i tempi necessari perché sta attivando una serie di,
di diciamo procedure per cercare di portare a termine il suo programma. Ma io penso che una relazione in consiglio comunale, prima di fare l'intervista, dico non per te Giacomo, mi rendi conto, sì, anche per la politica, noi siamo rappresentanti legittimi dell'intero territorio, dell'intera città, di tutti i cittadini, dove dobbiamo comunque conoscere quello. Ma non vi insediamento? Ma guarda, è venuto il 26 dicembre, che giusto giusto io non c'ero perché allora, avevo un impegno familiare, solo quel giorno sono mancato, poi... Allora fanno apposta. Sono in torto, purtroppo gli assenti hanno sempre torto, ma comunque dare un po' di tempo è giusto, però io mi aspettavo, visto che il sindaco ha detto che il ballottaggio è stato una perdita di tempo, io mi aspettavo una maggiore accelerazione per quanto riguarda alcune questioni, ma comunque aspettiamo. Mi auguro che per quando riparta subito e immediatamente il trasporto dello scuolabus, che non ci siano ritardi nella mensa scolastica, che si risolva il problema giustamente anche del precariato. Dico, ci sono tante questioni che secondo me ci vuole anche un confronto in aula per quanto riguarda alcune scelte. Poi noi siamo minoranza e dunque potremmo solamente essere da spinta, ma anche sul piano regolatore, guarda, io non ho notizie, sono andato via 3 anni dal consiglio comunale e ancora oggi non se ne parla più. C'è la questione del porto, io vorrei capire se è stato terminato tutto l'iter, sai cosa significa? Noi dobbiamo andare completamente, verrà stravolto il piano regolatore del porto, sarà completamente inverso rispetto a quello che ci sono, vigente, tante scelte strategiche, diciamo, sulle quali bisogna fare attenzione. Però vedi Giacomo, la questione non si ferma solo al porto in se stesso. Io vorrei capire, a fronte di un nuovo piano regolatore del porto, cosa prevedi tu di fronte al porto? È giusto tutto quello che devi. Ecco, quando ieri parlavo che il Consiglio Comunale avrebbe potuto pure prevedere una farmacia vicino al porto, dico, io parlo, io... Perché a Nasso ci poteva anche stare, se tu vuoi sviluppare quella zona, insomma, una farmacia... Vorrei capire con i capannoni nervi e l'area di via circonvolazione, l'area militare, cosa vuole fare il sindaco. Tanti dossier, allora il nuovo tribunale. Ma guarda, ci sono tante cose che secondo me hanno... devono avere la giusta attenzione da parte della politica, che deve dare il proprio indirizzo, ma anche il sindaco ci deve dire cosa vuole fare. Perché Fabio Coppola, dovessimo scegliere un assessore che però le piace fra questi 6, uno dice però questo assessore o assessora sta lavorando benino. Io per conoscenza diretta, perché sono stato collega e devo anche dire che è stato anche un maestro per me, devo dire che comunque Agostino Ligari, guarda, meglio di così non potevo scegliere. Sì. È stato anche fortunato, perché forse lui ce l'aveva, noi magari forse no. Dico, Agostino Ligari nella squadra. Poi devo dire, gli altri li conosco un po', ma non ho avuto rapporti anche di confronto anche politico. Dico, sono tutte persone rispettabilissime, penso che hanno il sindaco che ha scelto in base alle loro capacità. Spero che diano dei risultati. La ringraziamo e la salutiamo, Flavio Coppola, buon lavoro, alla prossima.